Consigliera Fanelli, lei ha criticato la costituzione delle graduatorie per il CIS. Che cosa non funziona, e che cosa avrebbe fatto il PD sul pubblico e sul privato? Io ho proposto, prima ancora di vedere le graduatorie, quindi senza i nomi, ho fatto una proposta prima proprio perché temevo che succedesse quello che poi è accaduto. Abbiamo proposto due cose. Anziché lo spezzatino degli interventi, un'unica opera, quella che serve al Molise, che è la dorsale infrastrutturale, la Bifernina, poi possiamo fare Mignano, possiamo fare il tratto intermedio, decidiamo come, ma sicuramente iniziamo a fare il primo miglio di miglioramento di quella strada. Nelle vacanze, chiunque vada sulla costa o transita normalmente per lavoro vede che disastro nei tempi di percorrenza. Il Molise resta fuori dal futuro se investe soltanto su micro interventi. Sul privato dicevamo, ripianiamo il debito sanitario per evitare di aumentare IRAP e IRPEF che gravano su tutte le imprese, piuttosto che dare 10 milioni da un'impresa che viene da fuori e farà non si sa quale intervento, secondo una procedura che non ha criteri, non ha commissioni di valutazioni oggettive e quindi qualche opacità evidente crea. Quindi per noi non è un tema di nomi, non è un comune sì o un comune no, non è un tema impresa sì o un tema impresa no, era programmare prima sia sull'unico intervento infrastrutturale, sia sull'unico intervento per le imprese correttamente. Se si fosse fatto questo, io credo avremmo dato davvero un indirizzo di sviluppo al Molise. Grazie.